tutti i pasticcioni e bentornati nella mia cucina. Come state? Spero bene. Oggi voglio condividere con voi la ricetta della cream tart che ho preparato in occasione del 30° compleanno di mia nipote. Per prima cosa ho preparato la frolla. Le dosi che trovate in descrizione sono per un numero. Se dovete fare un numero doppio, dovete raddoppiare la dose. La frolla dovrà riposare in frigorifero avvolta da pellicola per almeno un paio d'ore. Se riuscite potete prepararla anche dalla notte prima. Sarà molto più facile stenderla il giorno dopo. Nel frattempo ho preparato la chemi cream. Ci vorranno davvero 5 minuti. Basterà inserire tutti gli ingredienti nella ciotola e con le fruste elettriche montare finché risulterà una crema spumosa e bella compatta. Anche questa andrà a riposare in frigorifero. Quando siamo pronti per preparare la cream tart, riprendiamo la frolla dal frigo, la spezzettiamo con le mani e poi la rimpastiamo leggermente. Basteranno pochi minuti. Stendiamo poi la frolla su un foglio di carta forno infarinata. Iniziamo con la prima forma, nel mio caso il 3. Togliamo poi la frolla in eccesso e conserviamola per il secondo numero, che sarà sempre un 3. Aggiustiamola leggermente e facciamola riposare per almeno mezz'ora in frigorifero prima della cottura. Ora procediamo col secondo numero. I passaggi sono sempre gli stessi e anche questo numero andrà a riposare in frigo per circa mezz'ora prima della cottura. Ora ripetiamo gli stessi passaggi per il secondo numero, nel mio caso lo 0. Anche il secondo numero dovrà riposare mezz'ora in frigo prima della cottura. La base per la cream tart dovrà cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Ora arriviamo alla fase più divertente della cream tart, ossia la decorazione. Aspettate che le basi siano abbastanza fredde, posizionatele nel vassoio che dovete utilizzare in modo da non doverle spostare in seguito. Io ho trasferito la cream tart in una sac à poche dal beccuccio liscio. Una volta terminato il primo strato, procediamo con il secondo. Il metodo sarà lo stesso. La cream tart così farcita dovrà riposare per almeno un paio d'ore in frigorifero per far sì che la frolla si ammorbidisca e sia molto più facile tagliarla. Le decorazioni io vi consiglio di metterle all'ultimo per non rischiare di rovinarsi. Nel mio caso le ho preparate sia di pasta di zucchero che di pasta frolla. Io ho scelto le tonalità del rosa, ma per la decorazione date spazio alla vostra fantasia, ai vostri gusti o ai gusti del festeggiato. Se anche voi come me volete cimentarvi a preparare le decorazioni in casa, io vi consiglio di prepararle qualche giorno prima.
Ecco qui il risultato finale. Che dite, sono stata brava? Grazie per aver guardato il video e se ti va di sostenermi, lasciami un like e iscriviti al canale. Ciao!